tutti, sono appena tornata dall'evento di Street Pass, il primo evento Street Pass che si è svolto ad Avellino, precisamente nello Springfield, che siccome pioveva ci siamo dovuti mettere dentro. E c'erano appunto 20 partecipanti. Lo Street Pass Event sarebbe un evento dove delle persone, un massimo di 20, si iscrivono e partecipano tutti insieme, dove ricevono dei gadget e dei gadget speciali e partecipano a dei giochi dove possono vincerne altri. Allora vi faccio vedere la mia busta, che praticamente in questa busta ci sono anche i premi delle vittorie, delle sfide vinte, ecco. Allora, questo intanto ce l'hanno tutti, e è l'attestato di partecipazione, ecco qua, con il cordoncino che praticamente durante l'evento uno deve portare addosso mentre gioca. Poi gli adesivi di Luigi Mansion 2, carinissimi, il cagnolino è bellissimo, eccoli qua. Poi ho preso questi, gli adesivi di Animal Crossing, ci sono tutti i personaggi, il mio preferito è il gufetto, la sorellina del gufo del museo. Poi c'è la gatta che fa le previsioni, predice il futuro, e praticamente secondo me sta d'accordo con i negozianti per farti comprare le robe. Qui c'è il camaleonte, c'è il cinghiale, c'è il cagnolino, eccoli qua tutti quanti, belli belli. Poi tutti quanti hanno ricevuto il cappellino di Luigi per festeggiare il 30° anniversario di Luigi, i 30 anni di Luigi, eccolo qua, carinissimo. Questa è un'edizione limitata. Poi adesso passiamo alle vittorie. Allora, ho fatto la vittoria in Animal Crossing, dove praticamente devi andare su Animal Crossing, c'era un evento che praticamente andavi in un villaggio dove il proprietario aveva nascosto dei tesori, il proprietario dell'evento aveva nascosto dei tesori, e praticamente tu dovevi cercarli e chi trovava più tesori vinceva. Io ho vinto questa casetta, la casetta dell'ex sindaco, eccolo qua, Tortimer, eccolo qua, carino. Questo qua lo incontrate su Animal Crossing quando andate a fare i tour, che fate le sfide tour, e c'è lui che vi dirige queste sfide. E insieme alla casetta ho anche preso una penna di Animal Crossing, sempre con tutti i cross, gli abitanti, i crosser, con qua scritto Nintendo. E qua ho scritto che non posso. Non riesco a mettere a fuoco. Mica mi sento a fuoco. Dai. 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 Ok. Poi questo è del torneo Pokémon. È un quaderno. Con i Veltail e Xerneas, carinissimo. E poi alla fine c'è anche un palloncino di Animal Crossing. Ecco qua. E questo è tutto. E sono stata veramente soddisfatta di questo evento, perché ho conosciuto anche altre persone, ho potuto, diciamo, condividere i giochi insieme alle altre persone, è stato veramente divertente. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ecco le gommine di Angry Birds Star Wars, e queste le ho prese allo Springfield
che vende sempre, vende un sacco di cose prese importate dall'America. Ecco qua, questi sono i gusti. E adesso apro la confezione. Allora, questo, ecco qua. Questa è la scatola dei gommini di Angry Birds. Ok. Allora, aprirti. Ecco, queste sono le gommine. C'hanno, ecco qua. Questi sarebbero viste meglio perché, ecco, così si vedono meglio.